Come è organizzato questa settimana di lavoro? Normale, tra virgolette, normale non può essere, però ci alleniamo quelli che sono qua, sicuramente lavoreremo meglio gli altri all'inizio di questa partita, fanno un lavoro diverso, come ho detto a fine gara, sempre piacevoli, mi piace giocare per la propria nazionale, è un problema di natura fisica, ormai quello che qua, tutte partite della alla fine, se si fa un programma di lavoro diverso non succede niente, prepariamo L'importante la partita fine settimana quando saremo tutti, il tempo per in maniera recuperare c'è, no? specifica. Tra l'altro il tempo per recuperare c'è. Anche Sì, c'è per chi tutto il giocherà i tempo. 90 minuti. È presto, ma Zapata spera di riaverlo per questa domenica o comunque pensa già invece di dover. Firenze dicono della Fiorentina che è un po' stanca. Lei ci crede? L'Udinese comunque arriva invece, e questo è un dato di fatto, in forte crescita, sia fisica sia morale, perché ha ritrovato anche fiducia, sicurezza nei propri mezzi dopo un paio di partite dove alcuni episodi l'avevano penalizzata anche troppo, quindi è nelle condizioni migliori per affrontare la Fiorentina. La società ha fatto una gran cosa, ha abbassato di molto i prezzi proprio per agevolare l'affluenza del pubblico. Sarebbe bello domenica avere uno stadio pieno tutto per l'Udinese, una spinta in più e per i ragazzi sarebbe un premio perché lo meritano dopo tutto quello che stanno facendo. Ha parlato, ha detto proprio prima, ha detto che è una partita fondamentale per la squadra, che l'ha capito, che lavorerà di conseguenza. Proprio guardando il Partita calendario per un importante. certo tipo di discorso, è l'ultimo treno proprio possibile. Chiaramente in maniera più esplicita dico, è logico per la Champions. Se si vince con la Fiorentina si può riaprire anche tutto il calendario, giusto? Voi sapete che io non mi piace parlare e fare certi discorsi. Per me è una partita importante contro un grande avversario, quello che sarà sarà, però intanto dobbiamo prepararci al meglio, sappiamo, ho detto, è una partita contro una grande squadra, non ho usato il termine fondamentale perché non l'ho usato io questo tema, è una partita importante. Come lo sono tutte le altre da qui alla fine, siccome noi dobbiamo crescere, abbiamo detto sempre, stiamo cercando di migliorare il più possibile, di fare questo finale di campionato in crescendo. Cioè, abbiamo da affrontare con una squadra che da 3 anni veramente fa sempre bene, sia come qualità di gioco, organizzazione, come anche qualità individuale, per cui è normale che deve dare questo avversario qualche stimolo in più ai ragazzi, però tutto si chiude in certi discorsi, se già cominciamo
farla diventare una partita quasi da ultima spiaggia, che qui è sbagliata. In maniera realistica, però, dico, se a 6 punti la corsi a 3, ti si riapre un discorso, anche se non lo si vuole citare in maniera proprio esplicita. Ripeto, a me piacerebbe finire la partita del genere, e poi per il resto si guarderà dopo. Voi al solito cercate di dire Champions o non Champions, ma noi viviamo la giornata, noi dobbiamo fare in modo, come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, come abbiamo provato a farlo anche prima, di cercare di vincere più partite possibili, di dare tutto di partita in partita. Poi quello che sarà si vedrà più avanti. Ora si deve giocare la partita, non possiamo dire se ci mettiamo così possiamo aspirare, tanto pensiamo a giocare. Fiorentina senza Mutu e Liverani, un vantaggio in più? Ah, questo lo dirà il campo, l'ho detto prima, che la Fiorentina ha un organico ampio e quindi può certamente sopperire alle assenze importanti. Cesare Prandelli è considerato uno dei migliori allenatori in Italia, ha vinto anche la panchina d'oro. Secondo lei qual è la sua bravura? No, devo dirlo io, è considerato giustamente tra i migliori allenatori, perché, come ho detto prima, parlando degli ultimi tre anni, ha fatto sempre bene, perché ha allenato una squadra anche molto giovane, che ha fatto sempre bene come qualità di gioco, da sempre pronta, anche prima di questa sua esperienza a Firenze, dove è stato fatto sempre bene. Quindi, è normale che ha vinto la panchina d'oro, è normale che venga considerato in questa maniera, perché per lui parlano le parti, l'espressione di gioco che ha la Fiorentina e la continuità che ha avuto negli anni significa che l'impronta dell'allenatore è notevole. Tornando domenica, l'analisi sull'Udinese, rivedendo la partita, è sempre rimasta la stessa? C'è qualcosa in più che vorrebbe dire a livello proprio della prestazione di domenica scorsa con Livorno? Non ho avuto il tempo di fare tante riflessioni, a parte le battute, abbiamo sempre le idee chiare su quello che si fa, su quello che si vuole fare. No, in linea generale, credo che i piccoli particolari magari ne parliamo, ne discutiamo, dove sbagliamo negli spogliatoi come facciamo solitamente, però in generale la squadra è partita bene, ha cercato subito di mettere la partita sui binari giusti, quindi l'approccio è stato positivo rispetto alla precedente partita in casa. E poi in generale abbiamo concesso non molto e abbiamo creato anche buone opportunità per fare gol, quindi complessivamente credo che la squadra abbia fatto bene. Chiaro che ogni volta che magari facciamo bene uno cerca di... sempre qualcuno che cerca di sminuire il valore della prestazione prendendo in considerazione l'avversario che non ha fatto una grande partita, magari cercando di togliere i meriti ai giocatori di Udinese, perché se hanno giocato male, non hanno fatto una grande partita agli avversari, può darsi che ci sia merito dei ragazzi di Udinese, perché l'ottica di un giudizio generale di una prestazione bisogna valutare queste cose. Rispetto voi all'andata a Firenze avete ottenuto forse una delle vittorie più belle di questo campionato, ecco, alla luce di quella partita e anche della classifica che si è venuta a creare, lei si aspetta una Fiorentina, anche dell'assenza di Mutu, che possa venire a Udine magari più chiusa per concedervi meno contropiede, una Fiorentina diversa, oppure pensa che verranno a giocarsi la partita per vincere? La Fiorentina da 3 anni gioca sempre più o meno la stessa maniera, non penso che venga qui a pensare di non giocare, non è una squadra composta di giocatori che pensano solo